La satira, a volte la si ama, a volte la si odia, a volte la si confonde con semplici sfottò di cattivo gusto fatti per sembrare intelligenti. Pensate cosa succederebbe se voi prendeste in giro uno scienziato che poi diventa uno dei più importanti geni del XIX secolo. E proprio di questo parleremo in questo episodio di... Questa serie si chiama Lo spettacolo utile ed è tratta dal mio libro omonimo. Si racconta la storia delle origini della divulgazione. È un libro utile se siete divulgatori, ma anche insegnanti oppure semplici appassionati di scienza. Oltre a raccontare come è nata la divulgazione, scopriamo i metodi, cosa nel passato ha funzionato e cosa no, per comunicare la scienza al grande pubblico. In tutto sono 250 pagine di pura conoscenza e ci sono anche le figure. Il libro è disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook ed è gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Ma ora iniziamo l'episodio. Dovete sapere che l'evoluzionismo, la teoria di Charles Darwin, è stata una delle prime teorie scientifiche ad avere una vasta copertura mediatica, con tutti i pro e i contro. Ciò è stato facilitato molto dal fatto che questa teoria avesse un volto, quello del suo autore, ovviamente. Lo stesso Darwin divenne, per non dire un divo, almeno un personaggio pubblico, amato e odiato a seconda che si fosse o meno d'accordo con la sua teoria, come avviene oggi con gli youtuber d'altronde. Lo stesso capitano Fitzroy, il capitano che lo aveva reclutato come naturalista sulla sua nave, il Beagle, con cui avevano fatto il giro del mondo, si pentì di averlo portato a bordo, perché in un certo senso lo aveva aiutato a creare una teoria così poco ortodossa. Ma al naturalista non mancavano certo gli ammiratori. In particolare Darwin prese un'abitudine che a noi oggi può sembrare normale, ma per uno studioso a quel tempo ancora era una novità, ossia rispondere alla corrispondenza di sconosciuti che gli scrivevano per complimentarsi con lui. Tutte queste e le altre lettere di Darwin vengono raccolte e rese disponibili sul sito Darwin Correspondence Project. Darwin aveva alcuni corrispondenti anche qui in Italia. In particolare il professor Michele Lessona, incaricato della traduzione italiana di L'origine dell'uomo, per la quale chiedeva all'autore alcuni consigli. Anche perché non conosceva bene l'inglese dal momento che gli scriveva in un francese un po' stentato. Un altro corrispondente e ammiratore di Darwin era il dottor Paolo Mantegazza, uno dei più importanti divulgatori dell'Italia Unita. Nel bene e nel male questo, dato che sosteneva anche teorie di eugenetica preventiva. Leggiamo una delle sue lettere, la prima lettera che mandò a Darwin, anche questa scritta in francese. Pavia, Italia, 19 marzo 1868. Sono impegnato nella lettura della sua grande opera, Le variazioni degli animali e delle piante sotto l'addomesticamento, un sublime monumento all'intelligenza umana. Il libro segnerà una grande epoca nella storia delle scienze naturali. Se leggerete altro di Mantegazza, abituatevi a questi toni altisonanti. Nel secondo volume ho avuto il piacere di vedere citato uno dei miei lavori sull'innesto degli animali, ma lei ha fatto riferimento alla Popular Science Review, dove i miei esperimenti sono stati descritti con poca precisione. Quello che è successo è che Darwin ha citato un lavoro di Paolo Mantegazza. Ora lui si entusiasma come se avesse contribuito a fornire il tassello mancante dell'evoluzionismo, ma in realtà si tratta di una citazione, sì, piuttosto di passaggio. Lo sperone del gallo, di cui parla, non è stato innestato nell'occhio di un bue, ma in un orecchio, come viene fatto spesso in Brasile. Quindi Mantegazza ha semplicemente colto l'occasione, voleva correggere Darwin, ma in realtà voleva più che altro appunto entrare in corrispondenza, in contatto con lui. E fa anche di più. Mi permetto di inviarle il mio ritratto. Almeno come ombra voglio entrare nel santuario dove lei riforma la scienza, in cui si aprono orizzonti sconfinati alla meditazione e alla filosofia del futuro, anche meno.
Oserei troppo chiederle di inviarmi il suo? Sarei il più felice degli uomini. Mi scriva in inglese, lo capisco molto bene, ma non so scriverlo. Firmato dottor Paolo Mantegazza. Ecco, quando ho letto questa lettera, non ve lo nascondo che ho un po' sorriso per l'imbarazzo, oltre che, l'ho già detto, per questi toni eccessivamente adulatori. Ma anche per questa richiesta che suona un po' stramba, un po' invadente, uno scambio di fotografie. E invece mi sono dovuto ricredere almeno su questo punto, perché ho scoperto che a quell'epoca chiedere una foto a Charles Darwin era un po' invece un'usanza. Questa è una foto che Darwin aveva fatto fare in serie e ne teneva un mazzo sulla sua scrivania, pronte per essere autografate e spedite a chi gliele richiedeva. Erano così tanto agognate che qualcuno le aveva addirittura falsificate. Poi, certo, anche il miglior amico di Darwin non si lasciò scappare l'occasione, si fece fare questo tipo di ritratti. Qui lo vediamo con i suoi caratteristici e ottocenteschi favoriti, o basette che dir si voglia. Quindi era normale che Mantegazza chiedesse una foto a Darwin. Mi è venuto in mente che magari, pur essendo un suo ammiratore, non aveva mai visto una sua raffigurazione. Le foto di questo tipo erano le immagini più popolari di Charles Darwin, ma il naturalista è stato oggetto anche di rappresentazioni meno lusinghiere. È stato oggetto di satira, infatti. Non si tratta del primo intellettuale che venne parodiato da qualcuno. Già Aristofane aveva messo in ridicolo Socrate nella sua commedia Le Nuvole. Ma il caso di Darwin è nuovo perché, complice anche il fatto che la stampa di massa era una novità del secolo 800, l'evoluzionismo diventa una teoria scientifica di dominio pubblico, diffusa largamente. E con ciò anche presa in giro. Dobbiamo capire che per il pubblico dell'epoca l'evoluzionismo era una teoria piuttosto difficile da accettare. Non era certo nuova. Nello scorso episodio abbiamo visto l'impatto che ha avuto un'opera come Vestiges. Tuttavia, era ancora considerata una teoria assurda e dove non suscitava rabbia si provava a distruggerla con il riso. Pur non avendo ancora affrontato l'argomento della discendenza dell'essere umano dalla scimmia nel suo primo libro, le scimmie però diventarono presto lo spauracchio degli artisti satirici. Questo perché il collegamento con questi animali era quasi scontato se si sosteneva che tutti gli animali derivavano da forme antecedenti. Il primo esempio di satira sull'evoluzionismo è nel numero del 18 maggio 1861 della rivista Punch, che mostrava questa vignetta. Si tratta di una scimmia che porta al collo un vistoso cartellone che recita «Sono un uomo e un fratello?». Il titolo di questa vignetta è Monkeyana. Monkey in inglese vuol dire scimmia, e la parola in generale imita i nomi delle raccolte di fatti relativi ai grandi autori letterali, come virgiliana o shakespeariana. Infatti sotto la figura è scritto un componimento poetico abbastanza lungo. Si tratta della parodia di teorie evoluzionistiche che più note all'epoca. Quella di Vestiges, quella di Darwin ovviamente, ma anche quella del suo amico Huxley. Alla fine questa poesia è firmata Gorilla, sottintendendo che una scimmia è stata in grado di scriverla, e l'abilità di scrivere poesie è generalmente attribuita agli intelletti più raffinati. Ma l'elemento più importante è appunto il cartello. La frase «sono un uomo e un fratello» era molto nota al pubblico ed era il famoso motto del movimento per l'abolizione della schiavitù. Questa immagine e questo motto furono diffusi da Josiah Wedgwood, nonno di Emma, la moglie di Darwin. Wedgwood era un ceramista che stampò l'immagine sui medaglioni blu che sia gli schiavi sia gli abolizionisti indossavano per prendere posizione sulla causa. L'ironia, appunto, quindi della vignetta di Punch, oltre a essere anti-evoluzionistica, è anche razzista. L'altra vignetta, apparsa sullo stesso numero di Punch, mostra un gorilla vestito come un gentiluomo dell'epoca che entra a una festa come il leone della stagione, un modo di dire animalesco per definire una celebrità. Un usciere accoglie il divo, ma non riesce a trattenere il suo orrore.
In questo caso l'ironia della scena scaturisce per il fatto che i confini tra natura e cultura sono sfumati, cosa che neanche Darwin aveva immaginato. Un altro tema ricorrente in queste vignette era la rappresentazione dell'evoluzione vista come ciclica. Una vignetta di Henry Wolfe apparse su Harper's Weekly nel 1871 con il titolo Sogno del dopocena dello studente darwiniano. Le posate sul tavolo della cena si trasformano in pesci e in gatti, l'ostrica si evolve nella ragazza di cui lo studente è innamorato e la bottiglia di vino diventa il prete del loro matrimonio. L'improvviso passaggio da oggetti inanimati a organismi viventi era un grosso fraintendimento di ciò che Darwin diceva, però era molto divertente. In queste assurde trasformazioni non solo gli esseri umani derivavano da oggetti, ma anche da animali diversi dalle scimmie, anch'essi però considerati selvaggi e disgustosi, come i vermi e i maiali. Si credeva che l'evoluzione fosse senza limiti, una reductio ad absurdum. A un certo punto, lo stesso Darwin iniziò a comparire nelle vignette. Il disegnatore Thomas Nast, per la rivista Harper's Weekly, immaginò un incontro molto particolare. Darwin in questa vignetta sta camminando per strada, tenendo sotto braccio una copia dell'origine della specie. Mentre passa davanti alla Società per la prevenzione della crudeltà sugli animali, viene fermato dal grido di un gorilla che lo accusa. Quello che dice l'animale si può leggere nell'etichetta in basso. Quell'uomo vuole rivendicare il mio pedigree, dice di essere uno dei miei discendenti. Entra allora un altro personaggio, Henry Berg, che allora era il presidente della società, e si avvicina e chiede allo studioso: ma signor Darwin, come ha potuto insultarlo così? Come nella vignetta del signor Gorilla, l'uomo e la scimmia venivano oscenamente paragonati, ma qui addirittura il loro rapporto veniva invertito, rendendo l'animale superiore al suo simile. La satira, infatti, si fonda fin dalle sue origini latine sulla sovversione dell'ordine sociale. È l'archetipo ancestrale del carnevale, dove lo schiavo diventa il padrone e il padrone diventa schiavo. L'artista satirico vittoriano rideva delle paure del gentiluomo vittoriano, divertendosi all'idea che l'essere umano derivasse dalla scimmia invece che da Dio. Da quel momento in poi proliferarono le caricature di Darwin, considerato la personificazione dell'evoluzionismo. Darwin, d'altronde, aveva un aspetto molto riconoscibile, un'iconica barba e le sopracciglia pronunciate. Era materiale facile per caricature divertenti. Quando l'indignazione aumentava, le battute diventavano cattive. E prevedibilmente Darwin e le scimmie furono infine fusi assieme, come fece The Hornet sul numero del 22 marzo 1871. Darwin qui lo vediamo con un profondo sguardo meditativo e il suo volto e il suo mento sono innaturalmente grandi rispetto al corpo e sembra vagare senza meta nella giungla. La didascalia sottostante recita: un venerabile orangutan, riferendosi all'età avanzata di Darwin come motivo di saggezza, nonostante le scimmie siano generalmente considerate bestie stupide. Il sottotitolo gioca ancora una volta con l'ambiguità, un contributo alla scienza innaturale, celebrando ironicamente l'assurdità della teoria di Darwin. Questa immagine che serve a prendere in giro lo studioso oggi invece pare diventata una bandiera dell'evoluzionismo. Io personalmente l'ho vista appesa in moltissime stanze e laboratori dove sono passato come visitatore nella facoltà di scienze della mia città. Come reagì Darwin a tutte queste prese in giro? In realtà pare non si offese. Al contrario, conservava tutte le caricature che lo ritraevano e scherzava con gli amici sulle più recenti rappresentazioni che lo prendevano di mira. Ma la satira su Darwin non si limitò solamente all'Inghilterra. La sua teoria arrivò anche oltre la Manica e anche lì fu presa in giro.
In particolare le caricature del disegnatore André Gide per alcuni famosi periodici parigini riprendono il tema di Darwin dai tratti scimmieschi. La vignetta di André Gide che più mi fa sorridere e che ho messo anche nel mio libro è però questa. Ancora, Darwin è rappresentato con le fattezze di una scimmia, ma un esemplare particolare, una star del circo in tour mondiale che fa tappa a Parigi. Nella didascalia viene pubblicizzata l'esibizione di Darwin, che agilmente rompe i due cerchi di carta su cui sta scritto credulità ed ignoranza. Tutto questo sotto gli ordini di un divulgatore dell'epoca, Émile Littré. Evidentemente il vignettista voleva prendere in giro chi diffondeva questa teoria così assurda, che a posteriori avevano un po' ragione, ma forse lo facevano con un po' troppa spocchia. E prossimamente parleremo di una rivista a tema scientifico, e cioè Nature, che non solo ha dato forma alla comunità scientifica internazionale, ma ha anche ispirato diverse imitazioni negli altri paesi europei. Vi ricordo infatti che questa è una serie di 8 episodi tratta dal mio libro, Lo spettacolo utile, la storia delle origini della divulgazione, disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook. Gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Nel libro ci sono molti contenuti che in questa serie non ho potuto mettere per motivi di tempo e di marketing. Quindi, se volete approfondire, acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Per tutti gli altri vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi invito a iscrivervi per non perdervelo. A presto! Pur non avendo ancora affrontato l'argomento della discendenza dell'essere umano dalla scimmia nel suo primo libro, le scimmie diventarono presto lo spauracchio degli autisti, degli autisti.